da centinaia di anni l'uomo si occupa della dentatura del proprio cavallo. La vera e propria figura professionale credo che inizi all'inizio del secolo scorso. Quindi figure di personaggi che avevano uno strumentario utilizzabile solo e comunque per il pareggio delle tavole dentarie è una cosa che risale al primo decennio del 1900, dove alcuni veterinari si sono autospecializzati in problematiche del dente e si sono fatti costruire degli strumenti, uno strumento in particolare che è quello fondamentale tuttora, che è l'apribocca, che impedisce al cavallo durante il lavoro alla limatura di chiudere la bocca, e degli strumenti per la limatura. Quindi già qualcosa agli albori 100 anni fa c'era, e queste persone sono quelle che hanno iniziato poi a studiare la meccanica della masticazione, arrivando poi allo stato attuale, dove se ne sa molto moltissimo di più. La nostra professione è profondamente cambiata, soprattutto negli ultimi 10 anni. Ormai tutta la tecnica, come avete potuto vedere, è fatta quasi completamente da strumenti elettrificati, molto, molto leggeri, molto poco rumorosi, poco aggressivi, che allo stesso tempo danno una precisione molto maggiore. Negli anni chi ha fatto questo mestiere qui è stato di aiuto all'industria in maniera di rendere il proprio lavoro più leggero, meno faticoso, più preciso, meno aggressivo rispetto ai cavalli, e una strumentazione che è meno aggressiva, meno rumorosa, fa sì che il cavallo sia più disposto e disponibile a subirla. Per quanto riguarda il dentista, è una cosa che gli fa fare meno fatica, lo rende più contento perché il lavoro nella sua parte finale è sicuramente più preciso, e quindi direi che è stato il professionista che ha stimolato l'industria a produrre strumenti, e non viceversa noi che abbiamo copiato cose di altri settori. Infatti spesso le aziende sono di proprietà di gente che faceva questo lavoro prima di fare la produzione di strumenti, perché chi faceva questo lavoro qui sa che cosa bisogna dei cavalli, cosa potenzialmente gli alleggerisce il lavoro e lo fa qualitativamente migliore. Questa è la fase della limatura degli spigoli taglienti, manuale, come si è fatto per sempre, naturalmente su uno scheletro, e questa è la fase della limatura invece utilizzando strumenti elettrificati guidati dalle mani, che danno un lavoro più preciso. La limatura riguarda questi due punti principalmente delle arcate, che sono lo spigolo esterno dei denti superiori e lo spigolo linguale per quanto riguarda le arcate inferiori. Il 90%, anche il 95% del lavoro che si fa nella bocca di un cavallo, indipendentemente dall'attività che questo cavallo faccia, è legato al pareggio periodico delle tavole dentarie, che sono realmente poi alla fine il problema grosso. Qua, in questo caso, per esempio, c'è la spiegazione di perché si fa questo lavoro ai cavalli giovani. Il primo, il secondo e il terzo premolare sono sostituiti da denti definitivi, cioè hanno una dentizione da latte, ed è questo il momento in cui si interviene mediamente nei cavalli da corsa o nei cavalli trottatori oppure nei cavalli da monta western. E i denti da latte vengono poi o espulsi o, se non espulsi, estratti da noi. E questa è un'altra cosa molto importante nei cavalli giovani: la presenza del dente di lupo, che è un dente
accessorio soprannumerario ormai, perché non ha nessuna funzione masticatoria, ma che in contatto con l'imboccatura è fastidioso e va estratto, soprattutto nei cavalli da corsa e nei cavalli da monta western. In realtà il controllo della bocca del cavallo si fa per tutta la durata della vita e non solo durante l'attività agonistica, certo magari con minor frequenza, ma l'ideale sarebbe continuare a farlo. La differenza è solo e unicamente legata all'età, perché il cavallo da corsa insieme al cavallo da monta western viene utilizzato per l'attività agonistica in età giovanile, in un momento in cui la dentizione è ancora o completamente o parzialmente dentizione da latte, mentre invece nei cavalli da salto ostacoli, da dressage e nell'equitazione in generale la carriera inizia a dentizione completata. Quindi la differenza sostanziale è che mentre si lavora sul cavallo da corsa spesso si trovano completamente o parzialmente dei denti da latte che devono essere poi periodicamente estratti per favorire l'uscita dei denti definitivi. Nell'equitazione questo non succede perché il lavoro si comincia, la doma viene più tardi e il lavoro sul cavallo si comincia molto più tardivamente. Questa è la differenza, i denti sono uguali per tutte le razze. Il cavallo da corsa in generale, trotto e galoppo, è il cavallo assolutamente meno problematico da avvicinare, da toccare e da fare una procedura. Il fatto di essere toccato e ispezionato la bocca non gli dà più di tanto problemi. Paradossalmente, al contrario di quello che la gente pensa, i cavalli da corsa raramente hanno bisogno di sedazione per fare questa procedura di pareggio, mentre invece i cavalli di equitazione vengono leggermente sedati quasi tutti. Questo perché vengono domati molto più tardi. Quindi la personalità che si crea in un cavallo da salto ostacoli o da dressage è completamente diversa da un cavallo che viene domato a 18 mesi, che è un animale completamente gregario e la sua personalità viene addomesticata molto presto. Essendo una sedazione e non un'anestesia, questa sedazione non toglie il dolore, ma toglie semplicemente un po' di attenzione, in maniera che il cavallo non pensi eccessivamente al rumore, alla vibrazione, alla sensazione strana che ha di non poter chiudere la bocca con l'apribocca, ma sia leggermente dissociato, in maniera che la procedura venga fatta in un tempo ragionevole, senza perdere troppo tempo. Adesso dobbiamo aspettare 3-4 minuti. Una vera e propria anestesia locale, come nel caso dell'uomo, viene fatta raramente, solo in casi in cui si debba trattare un punto specifico della bocca. Le tecniche più attuali fanno sì che nel caso di estrazioni di denti problematici o malati in cavalli adulti si provi a farlo con l'animale in piedi, mentre una volta assolutamente neanche si poteva considerare, cioè c'era necessaria un'anestesia generale per toglierli. Quindi i blocchi anestetici nel caso del cavallo si fanno nel tentativo di estrazione di un dente o nel tentativo di ispezione o di trattamento di qualcosa di molto doloroso all'interno della bocca. Il cavallo non ha un filtro della coscienza, quindi quando un cavallo sente bloccata una parte della propria bocca o della lingua può anche succedere che perda il controllo di se stesso, si spaventi molto, si morda la lingua, e quindi queste cose qua vengono fatte in associazione con una leggera sedazione che accompagna lo smaltimento di questa cosa. Il rischio è inversamente proporzionale a quanto tu sappia fare questo lavoro, e quanto più sei una persona che ha i modi giusti per avvicinare un cavallo, che lo faccia da molto tempo, che sia la cosa che tu fai per famiglia anche, no? E quindi questo per quanto riguarda l'avvicinare il cavallo dipende più da te che dal cavallo, perché il cavallo reagisce a seconda di quello che percepisce da te.